finire la guerra prima di poterti rivedere. E mo mi vedi? Finalmente! Però quella non è ancora finita, Dani. Che? Che? Le luci? Figurati se quelli stanno a sprecare le bombe per noi, questa metropoli. Ecco fatto, contento. C'ho caffè! Quello vero, Dani. Ma mi dispiace che poco. Ma che poco! A me questo mi basta almeno per un mese. Un mese. Dani, questo basta appena per una caffettiera. Ma che dici? E i fondi? Li fai seccare e poi ce lo rifai. Li fai seccare ancora e poi ce lo rifai un'altra volta. Hai voglia. Si vede che stai bene, Dani. E pure la maestrina nuova sta bene. Il carabiniere dovevi farlo tu, che sai sempre tutto. Ma fossero veramente le carte, Dani? No, di questi tempi è meglio lasciarle perdere le carte. Gli uomini al fronte, gli altri sotto le bombe. Parlerebbero solo di morte. Falle a me, Dani. Falle a me, lo dicessero loro come andrà a finire, eh? No, lascia perdere. Sono tutte fesserine. Giornata limpida. Si vede Capri. E tu? Io sto a casa mia. Dopo vomere. Allora la vedi pure tu, Capri? No, io non posso, sto girata. Mi vecchisci. Procida. Gesù! Che? Quanta gente! A tu? A via Chiaia! Via Chiaia. Via Chiaia, sì, sì. Passano tutti i signori. Che eleganza! Guarda! Che sta? Seduti al caffè. Beh. Matilde Serao, Scarfoglio, Edoardo Scarpetta, Opa di Shushamuk, ti ricordi? Danina, Danina. Che è stato? Come che è stato, che è stato? Tu stasera ricordi gente che è morta e che io ero appena nata. Hai ragione, è vero, tu sei ancora un maglione. Però non è carina da parte tua ricordarmi che sono assai più vecchia, eh?